dimostrato dignità, forza, coraggio, buon senso, rispetto, solidarietà. Siamo qua a onorare la memoria di chi non c'è più e a impegnarci a nome loro per avere una comunità sempre più forte. Di essere qua sono passato sull'altra sponda, perché ovviamente almeno su questo bisognerebbe unirsi. Sono passato a portare il saluto anche alla comunità piacentina, che anche lei ha sofferto tanto, ma anche lei con i suoi sindaci, con i suoi ragazzi, con i suoi medici. Anche perché su Codogno e di Codogno in televisione ne hanno dette di tutti i colori nei mesi scorsi, gente che questa comunità non la conosce, e io ringrazio ad esempio il Presidente della Repubblica, che col suo gesto ha fatto giustizia di tante schifezze che sono state dette, facendo portate rispetto a chi non c'è più. Quindi, comunque, in bocca al lupo. Noi siamo anche in questi giorni combattendo il Parlamento, perché non basta dire eroi, eroi, eroi. Vi ricordate che eroi i medici, che eroi gli infermieri? Poi presentiamo una proposta per aumentare lo stipendio di medici e infermieri, bocciato. Non basta dire eroi, bisogna anche essere conseguenti.